se avete voglia di fare un compito a casa, vi raccomando il capitolo 34 del profeta Ezechiele e il capitolo 10 del Vangelo di San Giovanni, che sono le letture di oggi. E se volete anche il Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Al giorno d'oggi le pecore le vediamo quasi sempre solo alla televisione. L'altro giorno ho capito che eravamo in una campagna e abbiamo visto con un gruppo di persone un pastore con delle pecore, ma sono esperienze rare. Al tempo invece di Ezechiele, ma anche al tempo di Gesù, erano esperienze comuni, esperienze si può dire di ogni giorno, ma fino diciamo 50 anni, 60 anni fa. Io ricordo che quando ero bambino passavano diversi pastori con greggi, le pecore le portavano in pascolo. Ce n'erano in paese, io sono originario di Marineo, almeno una quindicina. Era un gregge con molte pecore. E c'era addirittura gente che si faceva mungere il latte davanti, caldo caldo. Passava il pastore, la signora o la vecchietta diceva mezzo litro, un quarto di litro, raramente un litro. E il pastore mungeva, signora, caldo caldo, con la schiuma. Si sporcavano evidentemente le strade, ma a quel tempo non era un problema. Del resto al giorno d'oggi che le strade non si sporcano per la cacca delle pecore o delle capre, che c'erano greggi anche di capre, diciamo. Mio padre ne aveva una che era un tesoro. Ogni giorno faceva 5 litri di latte. E come c'era affezionato mio padre? Cercavo pure di seguire l'esempio paterno, ci siamo. E però al giorno d'oggi non ci sono quelle sporcizie, ma ci sono altre sporcizie. Io non so dirvi se era meglio allora o è meglio ora. Cumuli di immondizie a quel tempo non ce n'era. Il letame che producevano le bestie da sopra, ma anche le pecore e le capre, veniva caricato e veniva depositato fuori dal paese in appositi siti che erano destinati proprio a questo tipo di collocazione. Ma l'immagine di Gesù, come nel profeta Ezechiele, è molto efficace ed è di grande insegnamento. Io non vi nascondo che ogni volta che leggo queste pagine della Bibbia tremo, perché si tratta di pagine che ci insegnano delle grandi responsabilità. A quel tempo i pastori di per sé erano i re, popolo ebraico. Al tempo di Gesù lui stesso si è autodefinito pastore, e il profeta Ezechiele, prima di dire queste parole belle che dice e che fa dire a Dio, usa parole terribili nei confronti dei cattivi pastori. Dice esattamente: guai ai cattivi pastori che non si prendono cura del gregge e non amano
le pecore. E siccome ci sono dei cattivi pastori, io, dice Dio, manderò un pastore dal cuore nuovo, il mio servo Davide. Evidentemente non poteva essere Davide, che era morto 400 anni prima. Chi era il nuovo pastore che Dio avrebbe mandato in mezzo al suo popolo? Il figlio di Davide, Gesù, che si autodefinisce pastore in mezzo alle pecore, che ama le sue pecore. E guardate che le parole di Gesù sono educative, ma anche pesanti, perché Gesù ci dà due criteri importanti per capire chi è il buon pastore e chi non lo è. Quali sono questi criteri? Il buon pastore ama le pecore e nel momento del pericolo resta vicino alle sue pecore. Il non pastore, cioè il mercenario, cioè colui che custodisce le pecore perché è pagato, se vede il pericolo se ne va, scappa, perché non è pastore, dice Gesù, e non gli importa delle pecore. Allora ecco che i due criteri con cui si possono distinguere il buon pastore e il cattivo pastore sono: primo, che il buon pastore ha amore alle sue pecore. Voi tutti che siete quasi tutti sposati, ma anche quelli che non lo sono, non si vede quando c'è una madre che è veramente affezionata ai suoi figli, che fa le cose per amore. Quando c'è un padre che è affezionato per i figli e fa le cose per amore, forse che è affezionato nei confronti dei figli il padre che i soldi che ha se li gioca, no. Forse che è affezionata con i figli la madre che pensa a farsi bella e passa ore allo specchio e spende soldi per cosmetici e altro tipo di prodotti e non pensa a vestire bene i suoi bambini e a nutrire bene i suoi bambini. È un pastore? No. Quello che vale per un padre e per una madre vale anche per altri che hanno delle responsabilità. I politici. Al giorno d'oggi, se io vi dicessi, fatemi l'elenco, visto che la televisione ce la vediamo tutti, fate l'elenco di 10 politici che sono innamorati dell'Italia e che fanno quello che fanno per amore. Tu sei capace di fare un elenco di 10 politici? No. Io no. È importante questo discorso. Il giorno in cui i parlamentari a maggioranza hanno bocciato la proposta di legge dell'abolizione dei vitalizi, io ho detto: oggi è lutto nazionale. Tutte le bandiere di tutti i comuni e di tutte le regioni dovrebbero essere a mezz'asta con un nastro nero, perché l'Italia ha perso una partita. Ma come? Se la squadra del cuore vince una partita e se c'è una rimonta e andiamo a guardare dove è arrivata la Juventus e dove lo insegue il Napoli, dove lo insegue il Lazio, dove è tutto importante. Ma io direi a Certuna: ma chi ci buscate a questo entusiasmo con le partite? La partita vera che l'Italia si gioca è con le leggi,
Quando una cosa bella viene bocciata, gli italiani dovrebbero insorgere, dovrebbero istituire il referendum, dovrebbero organizzarsi, dovrebbero fare sciopero della fame, ma non ne sono gli italiani. Seduti nei loro divani con una gamba sull'altra a sparracinare e a criticare, però un dito non lo muove nessuno. Tutti cattivi pastori, se non abbiamo amore alla nazione, anche all'Italia dobbiamo avere amore. L'Italia è la terra che ci ospita. L'Italia dovrebbe essere il futuro dei nostri giovani. L'Italia dovrebbe essere, diciamo, la speranza dei nostri bambini. Non è così. La tragedia più grande di noi italiani, voi lo sapete qual è, che 50 anni fa un padre diceva: mio figlio starà meglio di come sto io, perché io sto lavorando per me. 50 anni fa si diceva, signore, vuole un superiore giù. Chi di noi può dire oggi? L'altro giorno ho assistito a una conversazione tra una madre e un figlio. E il figlio diceva a sua madre: come avete fatto tu e mio padre in pochi anni a dare una casa a noi figli? Ma io che ho pure dei figli e che pure lavoro, non lo posso fare. Perché questo? Per una congiuntura strana e magica? No! No! Perché al giorno d'oggi siamo diventati tutti spreconi. E non siamo buoni pastori, non siamo buoni amministratori, non siamo capaci di impostare le cose in modo tale da poter, diciamo, soddisfare le esigenze di tutti. E quindi la Bibbia, come sempre, è maestra di vita, perché ha voglia di essere discepolo e discepola delle parole divine che ci sono state lasciate nella Bibbia.